costi. Non mi reggevano le gambe, non riuscivo a respirare. Ovviamente stavamo uscendo. Oddio, sì, scusate. Il famoso professor Verani se la fa con una zoccola. 3 minuti ci ho messo, una valvola mitraica squarciata in 3 minuti. Manco l'alta velocità. Togliti le scarpe, stai bagnando dappertutto, Cafone. Volevo un film che fosse comico e che poi lasciasse, come dire, lo spettatore poi una volta a casa col retrogusto e pensare, farlo pensare, ma dopo, in diretta volevo che la gente ridesse. E per farlo, diciamo, lì hai bisogno che tutto funzioni, e perché funzioni hai bisogno di metterlo a registro, di approfondirlo. Allora, anche un po' memore del mio primo film, che era La Stazione, anch'esso si svolgeva tutto in un ambiente e che avevo appunto messo a registro in teatro, allora ho scritto il film e poi ho coinvolto gli attori, li ho dovuti convincere che provare sarebbe stato importante. Ho fatto delle prove aperte di fronte al pubblico, questo ci ha offerto la possibilità di capire dove il testo funzionava, dove non funzionava, dove la gente ride, dove capiva e dove non capiva. Finite queste recite abbiamo trovato l'appartamento a Roma, ci siamo chiusi in un appartamento, una piccolissima troupe, perché volevo che fosse tutto molto vero. Questo modo di arrivare alle riprese del film ha permesso però a noi attori intanto di cementare la nostra, il nostro affiatamento, la nostra conoscenza reciproca, quindi di poter, di essere in grado di raccontare questa intimità in maniera più autentica, e poi di mettere a punto ognuno il suo personaggio potendoci arrivare per gradi, pensando al prof, che è un carattere particolarmente esuberante. Ma non ti sembra che se avessi avuto mia moglie vicino avrei preferito che quel pompino me lo facesse lei? Ma prof, ma così sbagli la linea difensiva? Sì, ma hai capito cosa voglio dire? Volevamo lavorare sul realismo, ma su una sorta di metarealismo, perché non necessariamente, perché probabilmente quel personaggio fatto da un vero romano sarebbe diventato greve, autenticamente greve. Io invece volevo che il personaggio avesse la nobiltà che si porta Fabrizio Bentivoglio di suo, la sua storia d'attore. Il romano accetta con difficoltà di essere rappresentato dal non romano, il romano preferisce essere rappresentato dal romano, e quindi io la vera verifica poi l'ho avuta durante le riprese del film, perché abbiamo girato in un appartamento con una troupe tutta romana, e quindi insomma la mia cartina al tornasole sono stati loro, insomma, il fonico che mi veniva a dire: bravo, hai detto comunista con due M. Guarda che questi ci possono rovinare la serata, ma mica la vita. Se questo pensa di potersene andare con quella zoccola a costo zero, ha capito malissimo. Zoccola a costo zero è un grandissimo simbolo, eh. Ristrutturazione della casa 300.000, fattù. Macchinetta della figlia panda in giro a fare la zoccola 5.000, fattù. Fattura, fattù. Questo è un film tutto all'insegna dell'incertezza. Anche i ruoli sono stati attribuiti cercando di metterci in difficoltà, perché poi la difficoltà fa sì, quando un attore non ha di suo l'abito del personaggio, è costretto con la ricerca a colmare la distanza che c'è tra sé e il personaggio, e la colmi con la ricerca. Quindi anche la canzone, diciamo, nel mio film qualche anno fa avrei più naturalmente preso la Bui per quel ruolo, invece ho preso Donna Imma di Gomorra, cioè quanto di più lontano da una donna borghese. Con questo spirito che abbiamo realizzato questo film. No, i personaggi della commedia sono più fisici dei personaggi del dramma, diciamo, del dramma psicologico, che no? E io sono più avvezzo, comunque ho frequentato di più appunto i silenzi attenti o i silenzi commossi che non i silenzi rotti dalla risata, e quindi per me è una novità assoluta, in effetti. Devo dire che il mio rapporto con la commedia attualmente è come quello del famoso bambino a cui è stata proibita la marmellata e che trova il barattolo nella dispensa e se la mangia tutta, insomma. E quindi mi piace cimentarmi con qualcosa. Ho sempre saputo che, insomma, la corda della commedia era tra le mie corde, però insomma non mi è stato spesso permesso di suonarla questa corda, e quindi ne approfitto. La strada più comoda è la strada meno produttiva in arte, la strada più impervia è quella più pericolosa, più rischiosa, ma a volte può essere la più produttiva. Sei un affettivo! Certo, sono un banco, ma tu avevi visto un banco, ma che si emoziona!